Si intitola questa mattina la caserma della Guardia di Finanza di Giulianova a Giuseppe Meloni. Si tratta di un nostro ufficiale che durante la Prima Guerra Mondiale si è distinto per varie azioni, ma una in particolare in cui in netta inferiorità numerica per così difendere i suoi commilitoni si è esposto ed è riuscito con successo a respingere l'attacco delle forze che invadevano il nord Italia all'epoca. È un presidio davvero importante quello della finanza qui a Giulianova. Sì, non è un mistero che i comuni della costa siano molto importanti dal punto di vista economico e sociale nell'economia di tutta la provincia, quindi per noi è importante essere presenti qui. Ovviamente la caserma già c'era, però ci è sembrato giusto intitolarla ai nostri militari, a coloro che hanno fermamente, intimamente creduto nella libertà e negli ideali di patria, di giustizia, per i quali ideali si sono esposti con coraggio. Sono diversi gli agenti che sono qui in servizio alla tenenza? Sì, questa è la nostra compagnia di Giulianova, ha parecchio personale, ovviamente le esigenze sono sempre tante. Noi come Guardia di Finanza ovviamente abbiamo tante sfide nell'attualità e anche nel futuro, in un mondo sempre più interconnesso, digitalizzato, le minacce all'economia sono sempre più sofisticate e quindi ovviamente noi facciamo di tutto per essere al passo con i tempi e cercare di arginare questi pericoli. E adesso andiamo all'inaugurazione di questa caserma, alla quale insomma partecipano tante persone. Sembra un vero e proprio evento, ci dicevano prima alcuni passanti. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo invitato tutte le autorità, ovviamente, ed è presente anche il nostro comandante regionale, che ringrazio per aver accettato questo invito qui con noi, il generale di brigata Germano Caramignoli, che poi farà pure un discorso proprio sulla figura del maggiore Giuseppe Meloni, che è nato a Mosciano, e sono presenti oggi le nipoti. Quindi il maggiore Meloni è il nonno di queste due nipoti che abitano ad Ancona e sono venute qua così, saranno le madrine della nostra cerimonia. Si dà ora lettura della motivazione dell'intitolazione al maggiore medaglia di bronzo al valor militare Giuseppe Meloni. Seguito da tre guardie, riusciva a catturare 8 avversari. Subentrato all'ufficiale ferito nel comando di una sezione mitragliatrici, la dirigeva con perizia ed efficacia, traendone il massimo rendimento e concorrendo in tal modo a mantenere la posizione riconquistata. Monte Sei Busi, alture di Vermegliano Carso, 24 luglio 1915. Di quest'acqua benedetta al ricordo del nostro battesimo e la visione a Cristo Signore, Cristo è risorto per la nostra salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.